Si chiamano cagone, non tentacoli. E beh, ragazzi, quell'informazione probabilmente non vi sarà utile. Ciao bellissimi, ciao. Ma salve, ma buon salve. Beh, era ora di registrare qualcosa sul disegno. Purtroppo non sono riuscito a registrare me stesso mentre che parlo e disegno perché questa volta si tratta di un'animazione. E le animazioni sono lunghe da fare, non si fanno sicuramente in un'oretta e mezza. Infatti, a questa ho dedicato fondamentalmente più di metà della giornata di oggi e oggi è il 4 luglio, tanto così capite quando l'ho fatta, non so. Iniziamo col dire che questo programma si chiama Animate CC. Prima un tempo si chiamava Flash qualcosa, son cavolo, adesso la Adobe ha voluto cambiare il suo nome. Bene, tanto è sempre lo stesso programma, funziona molto simile a un misto tra Photoshop e Adobe Premiere, mischiati insieme con forza e amore, ed ecco qua cosa è uscito fuori. E si disegna in vettoriale, cioè tu fai un tratto con il pennello, con la tua tavoletta grafica, e questo te lo vettorializza immediatamente, in modo che tu possa zoomare e diszoomare durante l'animazione con la telecamera, e questo si vedrà sempre benissimo. Adesso non mi metterò a fare una lezione su che cos'è la grafica vettoriale, però basta che cercate cos'è grafica vettoriale, qualcosa sicuramente troverete. Io di sicuro non sono la persona più adatta per fare i tutorial, perché a me piace buttarmi lì, disegnare, e so che molti spesso me l'avete chiesto, ma se volete i tutorial su Photoshop cercate all'interno del canale La Forza del Pennello, ad esempio, che è un tutorial sui pennelli che ti puoi fare su Photoshop. Ce n'è un'altra sulla selezione, ci stanno dei tutorial, cercate proprio quella parola tutorial dentro il canale. Per ora quello che vi posso dire è che, come vedete in questa schermata qui dietro, in altissimo c'è la barra dove ci sono i frame e i livelli, e in ogni livello appunto io posso mettere molti frame, ok? Molti frame. Quindi io faccio un primo livello dove faccio tutto lo schizzo animato del movimento, un secondo livello dove appunto vado proprio a definire questo personaggino, a farlo tutto carino, puccioso, a colorarlo il suo interno, perché quando disegni in vettoriale puoi direttamente riempire lo spazio vuoto, quindi ti salva un sacco di tempo nella fase del colore oltre che dell'animazione. E molto spesso in altri livelli, come in questo caso, metto gli oggetti secondari, come in questo caso lo striscione sul quale scriverò iscriviti. Quindi non solo vi auguro buona visione, perché adesso continuiamo a parlare di altro, perché sì, sono tornato solo ieri, anzi l'altro ieri, dall'Olanda, e un giorno e mezzo ci ho messo a montare, un giorno e mezzo, ma non, cioè proprio tante ore ci sono stato, non dico che non ho dormito, ma quasi, per montare il video del The Testimonator. The Testimonator, yeah, that's what I'm talking about. Damn boy, damn girl, yeah, yeah. A parte questo, non sembra neanche un video ormai. Cioè, se andate a vedere The Testimonator, per voi che non l'avete visto, beh, se non l'avete fatto, proprio siete cattivi, perché è davvero un bel video. Oh, che palle sto telefono, però, zio, dai. Silenziamo tutta sta faccenda. Se lo metto qui, dopo si vede, e mi trovo 70 commenti con scritto, avete visto il telefono lì sotto? Allora lo tolgo. I più divertenti sono tipo i 15 commenti sotto il video del disegno di Tokyo Ghoul che dicono si chiamano cagone, non tentacoli. E beh, ragazzi, quell'informazione probabilmente non vi sarà utile se mai starete a fare qualunque cosa farete nella vita, insomma. Ma questo è un altro discorso. The Testimonator, che cos'è? Un progetto a cui stavo pensando di lavorare, ma mi sono sempre un po' trattenuto, proprio perché richiede molto tempo, anche molta scrittura per capire quello che vuoi fare, l'argomento che vuoi portare nel video, e che si basa molto sul filone del testimone di Piff, si capisce nel video, lo dico anche in modo ironico, uno dei miei programmi preferiti in assoluto. Quindi volevo fare una sorta, cioè riesco a fare un programma del genere da solo su YouTube, che ovviamente è gratuito e sta lì, riesco a farlo? Beh, ho fatto questo tentativo, avevo 4 giorni in Olanda per la laurea di questo amico mio, ho detto ok, ci devo andare tra un po', mi preparo un po' di materiale, mi scrivo un po' quello che voglio portare, il tema che voglio trattare, e poi con ironia e stupidità anche, perché no, lo tratterò in questi 4 giorni, farò un bel po' di registrazioni. Prima infatti mi sono preparato dei video da far uscire mentre che non c'ero, ci lavoro, arrivo qua, edito tutto come una bestia di Satana e lo carico e vediamo che cosa succede. E volevo proprio parlare di questo, perché se questo video va bene, io sono pronto più che altro a impegnarmi a continuare questa serie, che si imposta molto come una serie televisiva tipo Il Testimone, nel senso che potrebbe davvero essere una stagione, che ne so, 8 puntate The Testimonator, poi pausa e ci vediamo l'anno prossimo con altri episodi. Questa è solo una prova, quindi potrebbe diventare una delle serie principali, del tipo una volta
al mese arriva una puntata del The Testimonator. The Testimonator! Quindi davvero, se non l'avete visto, andate a dargli uno sguardo e soprattutto fatemi sapere sotto quel video i commenti se vi è piaciuto quanto, se no anche con il like, che serve più a me che a YouTube. Tutti stanno sempre a pregare: ehi, schiaccia, spacca, esplodi il pulsante dei like, scazzotta il pulsante dei like, perché se tieni a me, sti cavoli, nel senso, io non campo di quello. Sappiamo che questo è soprattutto un hobby, ma se posso seguire questa direzione e farlo diventare, non dico un lavoro, ma comunque sia una entrata solida dal punto di vista economico, io mi ci concentrerei molto, perché sempre fare questi video, che cioè sto facendo video, dici perché fai video, però? Perché è sempre un qualcosa di creativo. Io a quanto pare non mi è sufficiente prendere un pezzo di carta e fare un disegno, devo anche fare video, devo suonare, suono la chitarra, devo modellare in 3D, perché sì, modello in 3D, ho fatto l'università di architettura, perché c'era sempre della creatività, dell'ispirazione, della motivazione. Sembra che a me non sia mai sufficiente un qualcosa, una singola cosa, e quindi ecco come esprimo altra creatività tramite questi video, tramite voi, questo stesso video in qualche modo qualcosa di creativo, perché state vedendo un lupetto che cammina qui e che si spera camminerà, e anzi potrei già farlo passare qui sotto, così magari se non sei iscritto ti iscrivi proprio perché passa il pupetto, ma voglio lasciare la sorpresa per ultimo. Quindi anche l'animazione si mette nella linea, nel campo del cose creative da fare per il Peo, cose che a Peo piace fare per esprimere la sua creatività, la sua voglia di creare cose magiche, per così dire. Problema è che l'animazione è quella che richiede più tempo di tutto, è un macello l'animazione. C'è un video, un'animazione che ho iniziato a fare durante l'uscita del Switch e ancora non ha visto la luce, perché non ho il tempo, nel senso, è inutile aprirlo, disegnare un'oretta, perché in un'oretta di animazione non combini niente. È come Dark Souls, se ti metti a giocare a Dark Souls o a un gioco, non lo so, come Oblivion o un MMORPG, un'oretta libera non fai un cavolo, non è come un Super Mario. Se giochi Dark Souls, minimo devi avere 3 ore libere davanti a te per riuscire a combinare qualcosa di utile, quindi dici ok, c'ho 3 ore, adesso mi ci metto. La stessa cosa l'animazione, c'ho 3 ore, mi ci metto, non ce l'ho e non mi ci metto. Infatti oggi, per esempio, per fare questa animazione di Charlie, ho detto oggi 70% della giornata sono consapevole e la dedico a questa. Fa parte del lavoro, perché questo è lavoro, questa animazione per Charlie, quindi ce la faccio entrare di forza, è lavoro. Invece tutto quello che è, per esempio, questo YouTube, fare video, animazioni per questo canale, video per questo canale, alla fine io sto prendendo sui 5-6 euro al mese da YouTube, quindi dici il gioco vale la candela? Dal punto di vista economico proprio no, anzi dovrebbe quasi sembrare una perdita di tempo se lo metti sul piano della bilancia, no? Sul piatto della bilancia. Quindi è ovvio che lo faccio soprattutto per hobby, principalmente per hobby, unicamente per hobby. Però fino ad oggi, negli ultimi 2 anni, 3, anzi diciamo così, fin da quando ho iniziato a studiare qualcosa di artistico nella scuola comics mentre che facevo il liceo scientifico, fino adesso dove ho trovato il massimo sfogo della mia creatività è proprio questo canale, cioè proprio YouTube. Non è stato magari una grande tavola di architettura, sì, in parte forse la mia tesi per la laurea, grazie alla quale appunto mi sono laureato, tavole, lavori, quello che ti pare, però qui questa è casa mia, questo canalino qui, Electric Peo Studios, come lo volete chiamare, è casa mia, è qui, è dove dico wow, c'ho un'idea, facciamola, bam, eccola lì, The Testimonator, wow, c'ho un'idea, facciamola, bam, eccolo lì, Cacciatore di Pokémon Go, wow, c'ho un'idea, cacciamola, bam, 3 anime, un disegno. È così, ed è una figata. Quindi io amo YouTube, amo questo canale, e non me ne frega un cacchio che non mi stia dando i soldi, perché è il posto dove far esplodere quello che ho in testa, no? Tipo, come ho spiegato, bam, un'idea, boom, subito su YouTube, bam. Ed è solo stanno, soprattutto negli ultimi 2 mesi, che abbiamo avuto questa grande crescita. Abbiamo raggiunto 20.000 iscritti e magari potrei fare un video speciale. E diciamo che l'ho fatto, diciamo che The Testimonator l'ho fatto per questo, no? Per dire, ok, sto per compiere 20.000 iscritti, per 20.000 voglio fare un prodotto serio, voglio fare un video serio, come quelli che ho sempre voluto fare. Non diventerò mai clickbaiter, né tantomeno un trascione che fa scherzi falsi alla propria ragazza, né tantomeno un canale che parla male degli altri canali pur di crescere. Sì, sono tutte critiche che faccio apertamente, perché si sa, YouTube Italia è pieno di spazzatura, porca miseria, lo sappiamo. Ed in questi casi uno apprezza un Sabaku perché perde settimane se non mesi per preparare un video della Madonna, o un Yotobi
nuovi e io voglio rientrare lì, nella nicchia di quelli che vogliono fare un buon prodotto, un buon contenuto, che ispiri i ragazzi magari, come altri youtuber hanno ispirato me, magari soprattutto americani nel mio caso, ma che faccia appunto venire voglia a loro di creare, di fare altre cose, non di prendere tipo, ehi c'ho una pentola, facciamo uno scherzo che do una pendolata in testa a un amico e poi mi cago addosso e poi ci scriviamo, scherzo epico finito male, sexual gone, son cazzo, penne di fuori, le tette di mia sorella sono giganti e in copertina ci sta soltanto due tette, perché più o meno questa è la strada che stiamo prendendo, cerchiamo di raddrizzarla. Sta a noi e a voi, a tutto YouTube Italia, dare una raddrizzata a sto fenomeno che sta forse rovinando il cervello di molti di noi, e così come probabilmente sta rovinando i contenuti, perché ovviamente anche i youtuber che magari prima facevano contenuti sani e intelligenti adesso si trovano, dicono sai che, salgo anch'io sul carro, sul treno del trash, salgo anch'io lì, così anch'io faccio i contenuti trash e anch'io becco le views, e appena vede tutte quelle views dice wow, ho sbagliato tutto nella vita, solo contenuti trash, devo farlo anch'io, devo, non lo so, no, mai, mai. E con questo la chiudo qui, con questo rant, con questo sfogo che ho avuto adesso, così, senza un valido motivo, non è che qualcuno mi abbia attaccato chissà che, volevo solo esprimermi, avevo del tempo davanti al microfono senza dover disegnare, ok, ho deciso di utilizzarlo per esprimere un pensiero, quindi spero che molti di voi non mi odino per questo, probabilmente qualcuno già mi odia al momento che non so che i tentacoli di Tokyo Ghoul si chiamano Kagune, ma non penso che sia importante nella vita, quindi ok, siate felici di odiarmi per questo. E la chiudiamo qui ricordandovi, uno appunto, se vi è piaciuto questo video, di mostrare un po' di amore al pulsante qui sotto forma di pollice in su, ma non è che ve lo sto chiedendo in ginocchio, se vi è piaciuto a me serve per capirlo a quante persone è piaciuto, no? Non perché ho bisogno di un calcetto in culo, che l'ho detto prima, però The Testimonator potreste anche spammarlo quell'anno, non mi dispiacerebbe affatto. E ricordatevi che questo era Electric, che tra l'altro non l'ho detto neanche inizio video.